Allora, Giuseppe Parini nasce nel 1729 a Bosisio, un paesino in provincia di Como. Nasce da una famiglia modesta, una zia gli lascia un vitalizio, cioè un'eredità a vita, a patto che lui prosegua gli studi e prenda gli ordini sacerdotali. Egli, pur di poter contare su questa modesta eredità, accetta di diventare abate. Segue le idee illuministe che si erano diffuse sia a Milano che nel resto della penisola e Parini se ne mostra un convinto sostenitore. Come lavoro lui farà il precettore, cioè l'insegnante, a domicilio per le famiglie nobili. Lavorerà prima per la famiglia Serbelloni e poi per la famiglia Imbonati. Qui conoscerà Carlo Imbonati, a cui dedica un'ode, l'educazione. Carlo Imbonati noi lo ritroveremo in futuro perché sarà il compagno di Giulia Beccaria, la madre di Alessandro Manzoni. Da queste esperienze che Parini fa nelle case dei nobili nascerà il suo poema, la sua opera principale, Il giorno, che ebbe un larghissimo successo e gli dà la possibilità di accedere a incarichi importanti. Quando Napoleone occuperà Milano nel 1796, Parini viene convinto a partecipare alla gestione della municipalità rivoluzionaria, ma ben presto lascerà l'incarico perché non condivide i metodi degli occupanti. L'incarico appunto durerà poco e nel 99, quando gli austriaci ritornano temporaneamente a Milano, a lui, in virtù anche dell'età avanzata e dei meriti letterari, viene concesso di poter restare in città e qui morirà in povertà sempre nel 1799. L'opera principale di Parini è Il giorno, un poemetto didascalico scritto in endecasillabi, suddiviso in quattro parti: il mattino, il mezzogiorno, il vespro e la notte. Il protagonista è il giovane signore, che viene definito nel proemio del vespro colui che da tutti servito a nullo serve. Questo per far capire subito qual è l'opinione dell'autore, cioè questo giovine signore trascorre la sua giornata a fare niente, tra passatempi frivoli, con visite agli amici e alla donna amata, e il tutto raccontato dall'autore con un tono quasi epico, utilizzando quindi la tecnica dell'ironia. Si fa diventare un'azione banale, un'azione eroica. Questo non perché realmente l'autore la vedesse così, ma proprio per dimostrare che questo giovane signore trascorre il suo tempo inutilmente, quindi utilizza la forza dell'ironia come denuncia, una denuncia sociale. Ricordiamoci che Parini ha aderito agli ideali rivoluzionari, ma non vuole completamente ribaltare la società. Quello che lui vuole fare è far tornare la nobiltà ai suoi fasti originari, cioè quella di una classe sociale che ha sì tanti privilegi, ma anche il compito gravoso di guidare la società e per farlo deve tornare ai propri valori. La giornata del giovane signore è monotona, la narrazione avviene sempre in ambienti chiusi e ristretti, così come chiusa è la mentalità di chi vive in questa maniera. Si ha quindi appunto un intento didascalico che era molto diffuso nell'epoca classica e anche nell'illuminismo. Quello che troviamo appunto è l'idea di modificare la realtà mostrandone i difetti. Questo è quello che fa Parini. La monotonia della vita del giovane signore è data anche dalla ripetizione, dal soffermarsi della narrazione sulle toilette, sugli specchi, sui gioielli, su tutto quello che fa parte della quotidianità del nobile. In questa maniera, appunto, questa ammirazione, tra virgolette, dell'autore mette in evidenza la pochezza della realtà del giovane signore.
Allora, la giornata del giovane signore inizia al mattino con il risveglio, quando il sole è già alto e quando ormai le persone del popolo hanno già lavorato molte ore. Perché si alza così tardi? Si alza così tardi perché ha passato la notte impegnato tra i vari incontri mondani e quando si alza il primo compito che ha è quello di scegliere che cosa mangiare, bere un caffè o bere la cioccolata. Questa scelta si basa sulla tendenza a ingrassare o sulla necessità di digerire la cena della sera prima, quindi sceglierà in base un po' a come si sente quella mattina. La mattina poi iniziano le visite, come quella dell'artigiano che chiede un compenso per un lavoro che ha fatto e che ancora non è stato pagato, oppure ci sono visite più gradite, come quella del maestro di violino o quella del maestro di francese. Dopo le lezioni ci si occupa della toiletta del mattino, cioè di scegliere gli abiti, gli accessori, la parrucca, il coltello, la tabacchiera, rispettando un po' le regole del cicisbeismo, cioè di quel modo di vivere che dava importanza appunto a come si appariva agli altri. E la scelta avviene in base a come si vorrà apparire alla donna di cui il giovane signore è cavaliere servente. Poi abbiamo il mezzogiorno in cui il nobile arriva a casa della sua donna e qui viene servito il pranzo. Durante il pranzo c'è anche un commensale che rivela di essere vegetariano e qui scatta un pochino anche l'ironia da parte di Parini, che non vedeva altro che un'ipocrisia in questo modo di essere, diffuso tra l'altro tra gli aristocratici del tempo. E è in questa parte del poema che c'è l'episodio della Vergine Cuccia, cioè la cagnolina della dama che morde il piede di un servo che, colto di sprovvista, reagisce calciandola, dandole un calcio per allontanarla. I guaiti di questa cagnolina si sentono per tutta la casa e tutti accorrono a vedere che cosa è accaduto. Ovviamente il servo verrà licenziato, sarà costretto a vivere per la strada, a chiedere l'elemosina insieme a tutta la sua famiglia, perché la dea, la cagnolina, ha molti più diritti del servo nell'ottica della giovine dama, che anzi si preoccuperà di far sapere a tutte le sue amiche quello che quest'uomo ha fatto. In modo che quest'uomo non trovi più lavoro. Il vespro inizia con la descrizione del tramonto. La dama e il giovane signore si preparano per uscire e lei saluta la sua cagnetta in maniera anche abbastanza patetica. Vanno a visitare alcuni amici, uno di essi è malato, gli lasciano quindi un biglietto da visita e la loro conversazione è fatta soltanto da pettegolezzi. Nella notte i due amanti si recano a un ricevimento notturno. Qui vengono descritti vari personaggi che partecipano a questo ricevimento, in particolar modo messe in evidenza le stupide manie di molti di essi. E a questo punto è notte fonda, i due vanno a dormire e il giorno dopo la storia si ripete esattamente allo stesso modo. Quindi il poema va letto sotto una chiave ironica, come una critica aperta alla nobiltà settecentesca. L'ambiente è lo stesso appunto che lui ha frequentato. E viene quindi dato un quadro di tutti i vizi della nobiltà, la corruzione, l'oziosità, la licenziosità, tutti quei vizi che contaminano in qualche modo questa classe sociale.